Buonasera, 23.52, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale e ancora auguri a voi tutti. Il messaggio di auguri per il Natale, il Papa è intervenuto sulla delicata questione tra israeliani e palestinesi auspicando la formazione di due stati e poi la questione dei migranti. Gesù è nei volti dei tanti bimbi che sono costretti a lasciare i propri paesi, è Cristo a dare la cittadinanza. Il Papa ha benedetto la città e il mondo nel giorno di Natale dopo una preghiera che attraverso i bambini ha toccato i luoghi più in difficoltà del pianeta. Vediamo Gesù negli occhi dei bambini migranti, di quelli siriani e iracheni, in quelli dei piccoli dello Yemen martoriati dalla guerra, dalla carestia e dalla malattia e in quelli dei bimbi dei paesi africani più in difficoltà. Ma Gesù, ha ricordato il Papa, è anche negli occhi dei bambini i cui genitori non hanno lavoro e non riescono a garantire loro una vita dignitosa. Un discorso forte, politico, che ha fatto riferimento alla più stretta attualità. Gesù ci ha dato la cittadinanza, aveva detto Bergoglio nella messa della notte di Natale, alludendo allo Ius Soli. Oggi invece il Papa ha ribadito il bisogno di tornare al dialogo in Medio Oriente per arrivare ad una soluzione condivisa tra Israele e Palestina e creare due stati con confini certi e riconosciuti. Una preghiera che si è elevata al cielo nello stesso giorno in cui il Guatemala ha deciso di seguire gli Stati Uniti su Gerusalemme capitale. Una scelta quasi obbligata per un paese che dipende dagli aiuti del Nord America e che ha recepito la minaccia statunitense. Taglieremo i fondi, pronunciata all'Assemblea Generale quando è stata approvata la risoluzione di condanna della scelta di Trump di riconoscere Gerusalemme capitale. E anche in Italia il Natale ha avuto tante facce, un giorno in cui le difficoltà non sono mancate per quelle persone alle prese con un destino meno generoso. Il gelo delle casette dei terremotati del centro Italia, il conforto delle parole di un arcivescovo e il pranzo di Sant'Egidio per i senza fissa dimora. Tre facce di un Natale non certo splendente per molti. Ad Amatrice innanzitutto, dove il freddo e la neve hanno portato alla luce difetti e limiti delle strutture abitative d'emergenza. Problema principale è il cattivo funzionamento dei riscaldamenti. Le temperature rigide hanno infatti molto spesso provocato il blocco delle caldaie con i tubi dove dovrebbe scorrere l'acqua calda, ghiacciati per mancanza di liquido antigelo. Casette concepite per villaggi estivi adattate in aree di montagna, secondo i comitati civici dei paesi colpiti dalle scosse sismiche del 2016. A Milano invece i detenuti di San Vittore hanno ricevuto la visita del nuovo arcivescovo. Monsignor Delpini ha stretto le mani e detto messa nel cuore del penitenziario, circondato da detenuti di ogni razza e religione, e ha elogiato l'impegno di chi cerca di reinserirsi attraverso il lavoro per farsi trovare pronto quando avrà terminato di scontare la pena. A Roma la chiesa di Santa Maria in Trastevere si è invece affollata, come ogni anno, dei tanti senza fissa dimora per il pranzo di Natale organizzato dalla comunità di Sant'Egidio, un rito che si è ripetuto in altre 70 città italiane con 60.000 pasti serviti. Per la cronaca, è in coma farmacologico il 14enne ferito alla testa mentre stava passeggiando con i suoi amici nel corso principale di Parete, Caserta. Caduto a terra, nessuno all'inizio ha capito cosa davvero fosse successo fino a quando i ragazzi che erano con lui non hanno visto uscire molto sangue dalla testa. Luigi è stato trasportato in ospedale dove è stato operato ed è stato estratto il proiettile che era entrato dalla fronte. Ora è gravissimo, appunto, in coma farmacologico. Gli investigatori avvertono: questo è un caso difficilissimo da risolvere. Ricorda le indagini su Marta Russo, proprio come la giovane uccisa all'Università di Roma, Luigi è stato colpito da un proiettile vagante partito chissà da dove, chissà perché. Forse qualcuno stava provando l'arma. Vittorio Cecchigori è ricoverato in rianimazione all'ospedale Gemelli di Roma in prognosi riservata dopo essere stato colpito da una ischemia cerebrale. In conseguenza di questa condizione si sarebbero verificati anche alcuni problemi cardiaci. Le sue condizioni sono serie, lo si apprende da fonti ospedaliere. Vittorio Cecchigori, produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina, ha 75 anni. Il figlio Mario, insieme alla madre Rita Rusic, ex moglie di Cecchigori, stanno rientrando in Italia da Miami.
Andiamo a Mosca perché lì si è temuto che un grave incidente avvenuto in città fosse un atto di terrorismo, vista la dinamica simile a molti attentati. Un autobus è finito dentro un sottopasso che porta all'ingresso della metropolitana alla fermata di Slajevski Boulevard nella zona occidentale della città, uccidendo almeno 5 persone e causando 15 feriti, secondo un bilancio che purtroppo è ancora provvisorio. L'autista, un russo e non ubriaco, è stato arrestato, anche se secondo i primi riscontri si ritiene che all'origine dell'incidente ci sia un problema tecnico al mezzo. Come detto, appunto, la polizia non segue la pista dell'attentato. È sempre Russia. La Commissione elettorale centrale ha bloccato la candidatura del leader dell'opposizione Alexei Navalny, che non potrà quindi correre per le presidenziali in calendario nel 2018. La Commissione elettorale centrale russa ha respinto all'unanimità la candidatura dell'opposizione di Putin Alexei Navalny alle elezioni presidenziali del 2018. Tutti i 12 componenti della Commissione hanno votato contro la candidatura di Navalny, motivando il rigetto con la condanna a 5 anni per appropriazione indebita da lui subita. Navalny ha sempre sostenuto che si è trattato di una sentenza politica e per questo aveva chiesto alla Commissione elettorale di non tenerne conto, non che l'oppositore più noto del regime di Zar Vladimir avesse davvero le carte in regola e la forza per defenestrarlo alle urne, ma certamente in questo modo il voto del prossimo 18 marzo, giorno nel quale la Russia celebra l'annessione della Crimea avvenuta nel 2014, si trasforma in una formalità e nel solito plebiscito per Putin, che già ha avuto buon gioco nel far allungare la durata del mandato da 4 a 6 anni. Una sua vittoria lo manterrebbe alla guida della Russia per la quarta volta fino al 2024. Dopo la scontata bocciatura, Alexei Navalny ha esortato tutti i suoi sostenitori a non partecipare al voto. Era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi e ancora auguri.